La biodiversità è un patrimonio da difendere. Nella provincia di Biella, all'interno dell'oasi Zegna, vive un animale che non si trova in nessun altro luogo del mondo, il Carabus olimpie. Ci troviamo in Alta Val Sessera, uno dei luoghi più interessanti e affascinanti dell'intera provincia di Biella. Tutta l'Alta Val Sessera è un sito di importanza comunitaria, quindi un luogo importantissimo per la tutela della biodiversità, nonché l'habitat di una delle specie più mitiche della fauna italiana. Il Carabus olimpie è una specie endemica presente soltanto in due siti nelle Alpi occidentali. La sua estrema rarità ha fatto sì che venisse considerata specie prioritaria, ovvero meritevole di particolare tutela da parte della Comunità Europea. Carabus olimpie sicuramente è il simbolo di questo territorio, nonché il simbolo dell'Oasi Zegna. Il Carabus olimpie è soprattutto il simbolo dell'impegno a salvaguardia del territorio biellese. Il suo nome ha una storia curiosa. Fu infatti scoperto nel 1854 da una bambina di nome Olimpia. Il destino volle che questa bambina fosse la cugina di Eugenio Sella, uno dei più grandi entomologi del tempo. Questa scoperta lo fece classificare come una nuova specie, presente appunto soltanto nella zona del Biellese. La biodiversità è fondamentale perché fornisce una serie di fondamentali servizi per la regolazione degli ecosistemi e anche per il nostro stesso sostentamento. Lo strumento europeo per la tutela e la gestione della biodiversità è la rete Natura 2000, ovvero una serie di aree protette che si estende in tutto il continente, che ha come obiettivo proprio quello di tutelare habitat e specie particolarmente interessanti e rilevanti dal punto di vista conservazionistico. Questo sito di importanza comunitaria è stato istituito principalmente per la tutela del carabo di Olimpia. Ma perché dobbiamo preoccuparci della sopravvivenza di un semplice insetto? Beh, prima di tutto Carabus olimpia rappresenta una specie come la nostra. Noi siamo Homo sapiens, una specie singola, quindi la perdita di una specie rappresenta un dramma a livello globale. E comunque Carabus olimpia, insieme a tanti altri organismi, sono delle importantissime sentinelle di cambiamento. Osservando il loro comportamento, la loro reazione di fronte ai cambiamenti naturali indotti dall'uomo, possiamo capire qual è lo stato di salute dei nostri ecosistemi. Di certo il Carabus sa difendersi da solo. Nel suo ambiente, ovvero la faggeta e il sottobosco, è un dominatore. Il Carabus è un predatore polifago, il che vuol dire che mangia un pochettino di tutto. È un vero e proprio leone del microcosmo, in quanto preda altri insetti, quindi altri artropodi, ma a volte anche lumache. Il progetto LIFE Carabus ha l'obiettivo di difendere dall'estinzione il Carabus nell'Alta Val Sessera, fornendo a chi si occupa del territorio quelle nozioni che ne consentano lo sfruttamento senza minacciarne la sopravvivenza. A questo scopo i ricercatori catturano gli insetti e ne seguono gli spostamenti nella faggeta con l'ausilio di microtrasmettitori. Questa tecnologia può essere anche applicata su animali di piccola taglia, come gli insetti. Grazie a queste rilevazioni è quindi possibile stabilire se un determinato sistema di gestione della faggeta è gradito o meno al Carabus e quindi, in ultima analisi, trovare il metodo migliore. La grande parte della popolazione vive in queste faggete che sono gestite da secoli e quindi la sfida che abbiamo di fronte è quello di capire quale sia il sistema di gestione forestale ottimale per la conservazione a lungo termine della specie. Perché una specie sopravvissuta all'ultima glaciazione solo qui possa continuare a testimoniare la varietà di forme in cui la natura è capace di manifestare se stessa.